Allora, inizia oggi con questa consegna della bandiera, le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, la bandiera che è simbolo naturalmente dell'Unità d'Italia, no? Un simbolo molto importante. Sì, intanto per noi, ovviamente per me, insomma, è un grande onore essere qui nella sede dell'Accademia dei Fisiocritici, insomma, dove abbiamo presentato una bandiera tricolore di epoca risorgimentale, insomma, di fine 800, che è stata restaurata, insomma, grazie al contributo dell'amministrazione provinciale. E quindi per noi questo è un elemento estremamente importante, non solo perché appunto abbiamo contribuito al restauro di una bandiera storica, di uno dei tricolori probabilmente più antichi delle terre di Siena, della nostra provincia, ma anche perché io credo che dietro a questo, al tricolore, insomma, a questo gesto che abbiamo voluto compiere di attenzione nei confronti appunto della nostra bandiera, dell'Accademia dei Fisiocritici, che ne è proprietaria, l'elemento più importante sono i valori che comunque stanno dietro al 150esimo dell'Unità d'Italia, che stanno dietro appunto anche alla nostra bandiera, insomma, che sono i valori di unità, sono valori di coesione, sono valori di democrazia, di libertà, di solidarietà, sono valori che vengono dalla nostra storia, vengono da un percorso complesso, a volte anche doloroso, che però tuttavia non dobbiamo dimenticare, insomma, è bene aver presente la memoria, non dimenticarci il percorso storico che ha portato a conquistare libertà, democrazia, perché nulla mai va dato per scontato, insomma. E quindi da una parte noi oggi celebriamo, diciamo, il 150esimo e quindi un anniversario di carattere storico, insomma, ma la cosa più importante è far tesoro dei valori che sono stati alla base del risorgimento per proiettarli nel presente e nel futuro, insomma, affinché vengano riconosciuti la popolazione italiana, vengono considerati un minimo comune denominatore, al di là delle appartenenze politiche, territoriali, sociali, che unisce, diciamo, tutto il popolo italiano.